Salve ragazzi, buona giornata a tutti. Mi trovo a Kuala Lumpur lungo la monorotaia sopraelevata. Vi mostrerò con un giro panoramico come si prende e come funziona. Io ho già fatto il biglietto nella realtà è un gettone. Vedete questo gettone qua? Questo gettone permette di aprire il varco che è dietro di me semplicemente appoggiandolo su una pedanina che vi è sul corrimano di destra. Appoggiando questo gettone, all'interno evidentemente vi sarà un trasponderino, vi apre il varco. Presumo che all'uscita questo gettone dovrà essere riconsegnato e verificherà in tal caso la percorrenza effettuata. Il costo del trasporto varia a seconda della percorrenza. Ok? Riprendo in mano la mia macchina fotografica che ho appoggiato sopra qua, così vi farò vedere con un giro panoramico. Ecco, questo è il varco che ho passato, il gettone lo si acquista qua, prima dell'ingresso. Qui potete acquistare il vostro gettone. Come vedete non c'è coda, la gente entra ed esce in modo fluente. Io ho acquistato il gettone per andare al capolinea, alla KL Central. Come entrate trovate un cartellone che divide le due linee, quella che gira in un senso e quella che gira nell'altro. Ok? Visto che il mio gettone ho fatto un prepagato per la KL Central, la freccia mi indica a sinistra, svolto a sinistra e vado all'imbarco. Ecco, troviamo ogni tanto qualche negozio interessante, qui non si capisce cos'è, però i pupazzetti sono bellissimi. Saliamo, eccoci qua, siamo arrivati qui all'imbarco e vi è già una navetta pronta ad aspettarmi. Nel qual caso dovessi cambiare direzione, posso farlo anche usufruendo della sopraelevata. Ecco, qui vi è la sopraelevata, vedete? Dall'altro lato si gira l'altro, oppure da sotto come vi ho fatto vedere prima. Eccoci qua. Vi garantisco che è tutto molto fresco, vi sono appesi dei ventilatori e a questo punto entro all'interno, sono entrato, come vedete c'è gente. Adesso per la privacy chiuderò queste immagini, ci sentiamo più avanti. Ciao a tutti.